Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, nella sfida come lanciare una ciabatta e avvitare una lampadina, ha vinto come lanciare una ciabatta. Non vi posso nascondere che sono felicissima perché è una cosa che mi ricorda la mia infanzia. Infatti, insegnerò a farlo come lo faceva la mia mamma. Prendete una ciabatta, meglio che sia una ciabatta aerodinamica, molto sottile, leggera, con una buona presa dell'aria per la spinta, meglio dal 39 in poi, io ho preso un 41, quindi andrebbe benissimo. Allora, non dobbiamo fare altro che prendere la ciabatta nell'estremità inferiore, questa qui, del tallone, insomma, e fare un movimento rotatorio col polso. Per lanciarla, perché è importante una buona aerodinamicità? Perché nella spinta l'aria penetra la scarpa e lo slancio sarà più efficace. Ragazzi, credetemi sulla parola perché è più facile farlo che dirlo. Infatti vi farò vedere. Avete visto? Semplice, no? Alla prossima, ciao!